Mr. Meat! Mr. Meat! Mr. Meat! Mr. Meat! Ragazzi, nuovo studio! Un attimo che lo faccio scendere. Nuove avventure, guardate che bello! Finalmente posso camminare in giro! Yes! Oh, sono contento veramente di questo posto. Sono anche in piedi. E la cosa bella è che il primo video che ho registrato qui l'ho perso! Bello, bello veramente. Quindi niente, sarà un gameplay senza camera questa volta. Spero comunque che vi piaccia, perché sono riuscito a completare Mr. Meat. Quindi per scoprire come ho fatto, guardiamolo assieme. Allora, a quanto pare il signor Meat ha una figlia. Ed è una porca come lui. Cioè una cioè, come posso dire? Ed è una mai... Non posso, se ne suona sempre male. È un abominio della natura. Ecco. Allora, ora entro dal mio luogo segreto. Speriamo che con questo faracasso non mi abbia sentito. Sono dentro, ragazzi. Ora, veloci e lestofanti. Allora, prima di tutto ci vendichiamo, ok? Perché così si fa. Signor Carne! Salve! Spoon! 120 secondi, tutti per noi! Ehi, cosa hai dentro la bocca? Sputa il rospo! Sputa il rospo! Luridi! La mia chiave verde! Ora sbanco il banco, apro tutto! Questa è casa mia! Questa è casa mia! Ok, ok. Fai la nanna, bel bambino. Allora, qua dobbiamo prendere tutti i foglietti. Non ve li leggo, se volete stoppate il video, li abbiamo già visti nella live. Però praticamente c'è una certa figlia che si chiama Rebecca, credo. Quindi dobbiamo trovare questa Rebecca. Dov'è finita la Rebecca? Dov'è finita la Rebecca? Voglio sapere dov'è la Rebecca. Datemi la Rebecca, se non la becco. E ci sono questi... Mi fa ridere come la tengo per le gambe. Comunque ci sono questi pezzi di Carlion. Porco azzozza. Devo sbrigarmi, apriamo tutto. Tutto l'apribile lo apriamo. Senza complimenti al porceloso amico, pezzo di legno. A posto. Si è svegliato e ora verrà a mangiare. Ti preparo io. Aria fritta ti preparo, perché prenderò tutto. Mi ci prendo l'aria fritta. Aria fritta. Aria fritta. Aria fritta. Contate con me. Aria fritta, aria fritta, aria... E... gliel'ho chiusa in faccia. Gliel'ho chiusa in faccia. Gliel'ho chiusa in faccia. E ora vado per di qua. No, 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 no. Ora apriamo questa. Perfetto. Ho un'altra chiave. La chiave blu. E mi ha visto. Il nostro metallaro di fiducia. Vieni dall'America. Viene dall'America, Mr. Meat. In America sempre le cose più strane succedono. Giustamente, ok, mettiamo là la padlocky. Oh no, è arrivato il porcio. È arrivato il porcio! Ma levati! Levati! Levatevi! Un'altra delle note, dobbiamo trovarle tutte perché mi hanno detto che sblocchiamo un finale segreto se le prendiamo. Un altro pezzo del Carlion. Ottimo! Ottimo, ragazzi. Allora, questa è la nostra caverna, come abbiamo detto. Qua ci metto tutto. Eccole qua le pinze. Le pinze pazze. Allora, adesso con le pinze andiamo di sopra. Subito. Senza perdere un secondo. Vai, a posto. Sul tetto sono al sicuro. È troppo grasso e goffo per andare sopra il tetto. Benissimo, avete visto? L'ho fatto, l'ho fatto. Questo è il vantaggio di essere un epic gamer. Dammi qua le tronchesi. Maronne! Che ci fai lì? Maronne! Oh, Carmine! Guardalo dov'era. Venga, 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 venga. Pieno, pieno di salsa messicana in bocca lui. Questa è l'ultima volta che mi sgami, stupida. Posso tirarti il martello? Te lo tiro! Spero che ci inciampi. Chiave segreta del cassetto era qui. Ho trovato una chiave. Si usa qui. Sì. Fotocamera. Fotocamera. Ho trovato una fotocamera. Ah, queste sono le prove per la polizia. L'avevamo già fatta sta cosa. Vabbè, intanto la mettiamo nel nostro luogo. Delle cose importanti. Vai. Ok, perfetto. Perché con le pinze devo andare a togliere l'altro luogo per di qua.
Dai che facciamo tutto oggi. Via, via. Ti odio. Vi odio. Vi odio. Vi... Wait. Wait. Spip. Ok, ora posso entrare. Ora posso entrare. Ora posso entrare nei segreti. Oh yeah. Oh yeah. Adesso prendo la pistola con i tranquillanti. Oh yeah. Oh yeah. E posso usarla per... Non dirmi che è arrivato. No! Mani in alto, non costringermi a farlo! Mi hai costretto tu! Ti sgonfio il pancino! Ti sgonfio il pancino! Ok, dammi altre frecce. Oh yeah. Vabbè, in ogni caso voglio provare ad usare quest'arma per buttarmi giù il mio amico. Sì! Oh boy! Dai, veloci, prima che si svegli. Sì. Ok. Ah! Ok, io ho fatto quello che devo fare. Scappiamo. È partito l'allarme. Sì, ha funzionato. Ho messo a dormire il porco. Ora ne ho uno anche per te, mio giovane porcellino. Dove è finito il mio giovane porcellino? Dove è finito? Eccolo qua il laboratorio. Eccolo qua. Oh, ma questo cos'è? È nuovo. Oh mamma mia, pozione rossa. Puoi prendere questa pozione utilizzando un oggetto. No raga, dobbiamo trovare quell'oggetto subito. Adesso che se fa? Intanto devo parlare con lo scienziato, allora. Sono qui vicino, ci vediamo all'ingresso. Ok, adesso vado dallo scienziato e ci parlo un attimo. Però il signor Carne è sparito, ecco lo scienziato. Mr. Beast è una bestia, beh, questo si sapeva. Quando ho visto cosa ha fatto a Rebecca sono scappato via in preda alla paura. Ma ora con il tuo aiuto posso aiutarla. Ok, ok, non arriva il porcio. Ok, dimmi tutto. Portami la ragazza, beh, il piccolo maiale. Dov'è il piccolo maiale? Dov'è la ragazza? Non ho idea di dove sia, ragazzi. Forse ho capito dove devo mettere il Carlion, ragazzi. Qui devo metterlo. Dai, proprio adesso che mi sono perso, però. Adesso non mi ricordo dove sono tutti i pezzi. Ho un altro pezzo di Carlion, trovato. Ora mi manca l'ultimo che ce l'avevo prima. Dove cavolo l'ho messo? Eccolo! L'avevo messo qua, non so perché. L'ho buttato qui giù. Ma è importante sta cosa. Ok. Credo che questa cosa triggererà Mr. Meat. Sì. L'ha sentito? Sì, l'ha preso. Ce l'ha in mano. Ora dovrebbe aprirci la porta del garage. A quanto mi avete detto voi. Yes. Yes. Ok, seguiamolo. No. Si è sceso. C'è qualcuno che sta piangendo qui dietro. Ehi! Oh, sei tu! È una maialina! Sua figlia è una maialina! Ti salvo io! Devo aprire la gabbia. Devo sollevare la gabbia. E come cavolo faccio? Dobbiamo trovare qualcosa. Come faccio a sollevare l'asse di legno? Che devo fare qui? Interruttore del garage, perfetto, l'ho aperto. Almeno questo. Cesto di mele. Qui cosa c'è? Lassativo. Glielo do a Mr. Meat. Non so cosa ci devo fare con l'assativo. Glielo devo dare al maiale, mi sa. A parte che il maiale l'ho chiuso dentro lì, mi sa che non uscirà più. Ma quindi posso mettere comunque il lassativo nel suo mangime. Sì! Ok. Allora avrà un attacco di diarrea. Poi lo libero. Soltanto per vederlo soffrire. Eccolo qua il secchio. Ottimo. Silenzio. Vengo a salvarti. Ho trovato il secchio. Veloci. Vai. Il secchio ha dei buchi, dovrei ripararlo. Ma cosa? Ragazzi, ho capito come riparare il secchio. Devi buttarlo nella vasca putrida. Perché? Perché devo portarlo nella vasca putrida? Non ha senso questa cosa. Ok, va benissimo così.
Ora che è riparato posso prendere la cura. Almeno una parte della cura. Ok. Ok. No! No! Ok! Mamma mia, che sedere! Mamma mia, la cura la prendo dopo. La cura la prendo dopo. Adesso posso fare un'altra cosa. Oh, lo trovate! Chiave del cassetto di Mr. Meat. Con queste posso aprire il suo cassetto segreto. Vieni per di qua, vieni per di qua. Vieni per di qua, vieni per di qua. Ottimo. Ottimo. Andiamo subito. Andiamo subito. Sì, c'è una corda. Ok. Con la corda. Con la corda posso salvarla. Con la corda posso aprire la gabbia. Ho inserito la fune perché praticamente devo aprire la porta con la fune. Secondo me c'entra sto pezzo. Lo posso usare qui? Sì, si può usare qui. Mamma mia, avrà fatto un bagano. Avrà fatto un bagano. Avrà fatto un bagano sta cosa. È una carrucola. Vai, ho tutto. Ora tramite sto meccanismo posso aprire con la porta del garage. Gli apro la gabbia. Mamma mia. Ehi. Ehi, metta uomo. Scusami, non scappare. Dove cavolo sta andando? Prendi le tue be... Ehi, torna indietro. Torna indietro. No, 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 no. Guarda quale mele. Guarda quale mele. Guarda quale mele. Chiamiamo lo scienziato, veloci, chiamiamo lo scienziato. Così arriva. Vai, 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 vai. Vieni, vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua che ti porto. C'ho la bimba. C'ho la bambina. Vieni qua, vieni qua. Perfetto. Vieni qua. Ok, venite tutti e due, venite tutti e due. Devo portarlo in un luogo sicuro per la cura. Ok. Ok, sembra che il luogo sicuro sia qui dentro. Ottimo. Perfetto. Ok, la sta curando mentre mangia mele. Che scena orrida. Oh, che schifo. Allora devo portare due ingredienti allo scienziato. Probabilmente uno so già qual è. Devo andare nel pozzo. Devo andare nel pozzo. Lurido, aspetta. Chiudiamo qua. Vediamo. Sì, il secchio alla roba. Ora faccio il giro tondo. Ora vado per lo shortcut e glielo porto. Gli porto la medicina. Gli porto la medicina. Vai ragazzi. Vai ragazzi. Ok. Ok. Bene, uno degli ingredienti è sicuramente questo. Andiamo qui e lo mettiamo. Perfetto. E l'altro qual è? Scienziato. Ma non ho idea di cosa sia il secondo ingrediente. Feci di maiale. Che schifo. Dobbiamo usare le feci del maiale. Adesso io non mi ricordo, gliel'ho messo l'assativo. Ah, gliel'ho messo. Ok. Guardate il maiale. Ha cagato ovunque. Perché? Ha funzionato. Direi che ha funzionato. Una delle scene più epiche. Ok. Ecco qua, ce li abbiamo tutti. Signor scienziato, li prenda. Li prenda. Vediamo che succede. Yes. Sì. That's it. Oh. Is another bit of that. Oh. No, very well. Come here, little pig. Aiuto. Mangia, bevi, bevi, bevi. Guarda che buono, guarda che buono. Guarda. Che schifo. Yes. Si sta trasformando. È tornata la ragazza! It works! No! Grande scienziato pazzo! Grande! Aiuto! Ce l'hanno fatta! Yes! Hey, Mr. Meat! L'ho vista! Hai visto? Com'è possibile? Com'è possibile? Sta rosicando! Cannot be! Dead me mom sister, vedi? You will see. I will chase you until the end of my day. You pazzo. Won't escape. Quindi ci sarà un Mr. Meat 2. Cosa? Cosa? Omega! Finalmente Rebecca può vivere una vita dignitosa. Ma perché un padre così? Perché quel padre ha voluto fare questi esperimenti pazzi?
Secondo me era stanco del lavoro da macellaio. E questo era il video di Mr. Meat. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Let's go. Io vi ringrazio comunque per la visione di questo video. Ricordo il mio negozio in descrizione se volete supportarmi. E noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ricordate di lasciare un like. Ciao ragazzi.